differenza del rifiuto della decisa opposizione degli abitanti di Nazareth davanti alla parola letta e interpretata da Gesù, c'è l'accoglienza invece del discepolo di Pietro. E la scena è la scena di Gesù che chiede a Pietro di rigettare le reti dopo che loro avevano faticato tutta la notte, e questo è quello che Pietro farà notare a Gesù, che accoglie la parola del Maestro, ma in realtà l'accoglie mostrando anche che dentro a questa accoglienza lui si aspetta qualche cosa di più soddisfacente di quella notte dove loro non hanno preso nulla. E sarà proprio quella la confessione che poi farà Pietro dopo che le barche saranno riempite di pesci. In realtà in che cosa il discepolo si converte? Proprio nel fatto che era proprio quell'attesa, che possiamo dire anche profondamente umana, di dover rigettare ancora, rilanciare l'iniziativa, ma è che uno rilancia nell'attesa che si avveri, si compia un po' quello che uno poi si aspetta, insomma. Invece la conversione di Pietro è proprio questo, ciò a cui lui doveva fondamentalmente accogliere era semplicemente il comando di Gesù come è stato dato e punto. Per cui alla fine quello che lui vede, la barca che deborda di pesci, non è tanto la folla di gente che entrano nelle chiese perché i preti hanno delle parole più che convincenti, ma più che altro perché si accorge che quello che in realtà conta è effettivamente l'obbedienza alla parola del Maestro perché lo dice. Per cui Pietro in realtà dà forma e contemporaneità a quello che è sempre stato l'atteggiamento di tutti i profeti davanti alla gloria del Signore. Così è stato per Isaia, così è stato per Ezechiele, cioè quando in realtà il discepolo, il profeta si converte alla parola e dà immediatamente credito, lì avverte immediatamente anche il suo peccato, quello di non essersi fino a quel momento convertito fino in fondo all'ascolto della parola data.